perché una casa discografica si interessa più ad un cantante piuttosto che ad un altro? Cosa cambia? Beh, diciamo, lo stato di maturazione è importante di un cantante, perché comunque sia, se tu hai a che fare con poco spazio in un mercato difficile, devi scegliere chi è pronto, e già fa una grande differenza. Chi è bravo è un conto, ma chi è pronto per poter essere lavorato fa la grande differenza. Quindi l'artista, andate cercando, diciamo, l'artista? No, il personaggio, l'artista, le sue qualità, ma la percezione che abbiamo noi su quello che può essere lavorabile, la lavorabilità dell'artista, non l'artista in sé. Perché si vendono sempre meno dischi? Beh, questo è un problema che viviamo sulla nostra pelle. Perché? Perché c'è molta distrazione, c'è la possibilità di ottenere la musica in tanti modi e di sentirla libera da costi, attraverso le radio, attraverso internet, attraverso altri meccanismi che rendono il prodotto meno interessante. Non è che costano troppo i dischi? No, a questo punto ti posso dire no, perché i dischi costano anche 9,90, 9,90, 7 euro, su iTunes si comprano a 5 euro, non è questo, è proprio un'abitudine ormai a pensare che qui è una cosa forse in più, forse troppo. Io devo dire che dietro a un disco, dietro a un prodotto come un disco, c'è un lavoro enorme, peccato che si svilisca con questo modo di pensare, che è quello di dire costa troppo. Il disco ha dei costi di realizzazione notevoli, se ne vendono pochi costa tantissimo, se ne vendono tantissimi probabilmente costa meno. Però generalmente i dischi che costano molto, moltissimo, sono anche di artisti che hanno costi molto più elevati di quelli dei giovani. Quest'anno voi discografici avete partecipato attivamente al programma di Maria De Filippi. Cosa è cambiato anche per voi, anche per il vostro ruolo? Ma diciamo che io personalmente sono stato il primo ad approcciare Amici ai tempi, e devo dire che ho avuto il piacere di essere un po' il caronte, ho portato un po' la discografia verso Amici, e Maria De Filippi è stata bravissima ad invitare tutti. È stata lungimirante. Lei è stata lungimirante sicuramente, perché ha anticipato quello che altri forse ancora non hanno fatto. Più che altro per noi è cambiato il ruolo non è più soltanto quello di ricerca all'oscuro dei talenti, ma anche in chiaro, ossia davanti a tutti quanti esprimere immediatamente un parere che è magari criticabile, però il nostro lavoro è anche questo. E anche nel finale avete avuto una parte attiva? Assolutamente, c'è stata data questa possibilità, l'abbiamo utilizzata, ed è una ragione di confronto in più. Ci piace anche confrontarci, perché non siamo nascosti, viviamo la stessa vita degli artisti. Nella prossima edizione ci sarete? Bisogna chiederla a Maria, noi siamo forse gli ultimi a saperlo, perché proprio facciamo un lavoro diverso da quello del programma, però se ci saremo saremo felici di partecipare. Quali sono le qualità di un buon cantante? Vabbè, la prima cosa, la voce è sicuramente importante, però anzi è bene precisare che non è l'unica. Sicuramente ci sono aspetti, io ritengo che il cantante sia fondamentalmente un musicista che invece di suonare uno strumento usa il suo strumento, quindi di conseguenza deve conoscere bene la musica, in senso deve avere un buon senso ritmico, deve avere un buon orecchio, deve avere un buon senso della frase musicale, e poi secondo me c'è la componente spirituale, cioè l'emozione nasce, uno canta quello che è, e quindi bisogna prima essere e poi sapere come esprimerlo. Oggi diciamo che vogliono cantare un po' tutti. È vero, è vero. Beh, l'Italia secondo me è un paese di esperti di canto e di esperti di calcio. Tutti vogliono fare la formazione della nazionale, così come vogliono stanno esperti di canto. In realtà io sono 30 anni che dedico ogni giorno della mia vita, da quando ho cominciato a studiare, e non si finisce mai di imparare, per cui